Ciao ragazzi, bentornati di nuovo in questo bel canale. In questo video di oggi vorrei raccontarvi 5 cose che maggiormente mi hanno sconvolto quando sono venuto a vivere qui nel Regno Unito. Se questa è la prima volta che mi vedete, mi presento, sono Dario, sono italiano, vivo qua nel Regno Unito dal 2009. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Video talk, ovvero uno di quei video dove parlo ma non faccio i classici vlog all'esterno. Comunque sia, dal titolo pensavo di già capito cosa parliamo. 5 cose che mi hanno scioccato quando sono venuto qua a vivere nel Regno Unito. Più che scioccato sono state 5 scoperte che io neanche potevo immaginare. Forse la prima, che adesso scoprirete qual è, per il resto sono state davvero delle scoperte. Perché ho voluto fare questo video? Beh, per darvi un'idea migliore del Regno Unito, degli inglesi, di come si vive qui appunto nel Regno Unito. Io, per essere precisi, vivo in Inghilterra, nel Berkshire, nella cittadina di Reading, che si trova esattamente qui. Cittadina molto carina, anche se il tempo oggi fa un po' schifo sinceramente. Però ve lo giuro, gli inglesi sono davvero simpatici. Partiamo con il video. Punto numero 1: l'alcol. Uno pensa al Regno Unito e la prima cosa che viene in mente qual è? L'alcol. La passione che questi qua hanno nel bere, soprattutto la birra, è credo qualcosa di unico. Si può paragonare credo ai paesi nordici. Più o meno tutti i paesi nordici, ovvero i paesi che vanno dalla Germania in poi, e la Germania è un po' borderline, hanno questa passione per l'alcol e per la birra. L'Irlanda non è da meno, la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, già pure non è da meno. Quindi queste nazioni secondo me è proprio la linea dell'orizzonte che fa, che dice no, da qua in poi devi andare a bere alcol. La verità è che gli inglesi, così come credo buona parte dei paesi nordici, loro non bevono per il gusto di bere, di assaggiare la bevante, il vino, anche la birra stessa, no, bevono perché è un loro modo per sfogarsi. Loro hanno queste regole della società che magari tengono un po' troppo chiuse la loro personalità, allora bevono un po' per sfogarsi, niente di male. Bevono anche un po' per disinibirsi, per esempio, per liberarsi un po' dei loro pensieri. Spesso si sfocia in bevute paurose. Infatti qui ricordo quando abitavo a Londra, che spesso il sabato sera in centro città, nelle zone comunque più cool, tipo anche la City of London, alle 11 di sera c'era di tutto. Gente letteralmente distrutta a terra, sfasciata dall'alcol e tutto il resto. Però, c'è un però. In realtà gli inglesi non sono la popolazione, almeno in Europa, dove bevono di più. Una persona adulta nel Regno Unito beve annualmente circa 9.7 litri di alcol. Sapete qual è la prima nazione in Europa che beve alcol? La Bielorussia. La Bielorussia beve la bellezza di 14.4 litri di alcol all'anno. Seguita da chi? La Lituania, un loro vicino, 12.2 litri all'anno. Quindi il Regno Unito non è poco così male. Dicevo pure che hanno un marketing sul bere che forse dovrebbero migliorarlo un po'. Punto numero 2: gli inglesi bevono un sacco di tè. Ok, lo stereotipo più famoso dell'inglese qual è? Quello che beve del tè. Il tè delle 5, il tè a fare l'afternoon tea nell'hotel lussuoso. Quello è lo stereotipo più famoso, credo che ci sia. Credo superiore pure al famoso inglese con la bombetta o all'inglese ubriaco fracido. Gli inglesi bevono davvero tanto. Il tè per loro è un po' il nostro caffè. È infatti un business pazzesco. Pensate che nel Regno Unito si stimano che si bevono ogni giorno circa 100 milioni di tazze da tè. Perché un britannico beve la mattina per colazione, dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio e poi magari dopo cena. 4 tazze di tè al giorno. Tè per loro è un po' l'espresso per noi italiani. Anche noi alla fine facciamo 4 più o meno caffè al giorno, giusto? Colazione, dopo pranzo e pomeriggio. Possiamo bere alcuni anche dopo cena. Fate il conto che un britannico adulto beve fra le 2 e le 4 tazze al giorno. Il mercato del tè nel Regno Unito ha un valore di più di 800 milioni di sterline all'anno. Punto numero 3: risparmiare soldi. Ok, allora, una cosa fuori nostro, noi italiani siamo dei bravi risparmiatori, siamo davvero bravi a risparmiare, sicuramente è meglio di loro. I britannici non sono dei grandi risparmiatori, sanno come utilizzare le risorse meglio forse di noi italiani, però a livello di risparmi un cittadino medio britannico non è davvero il massimo. Ho letto questo articolo del Guardian, che è un giornale molto autorevole qua nel Regno Unito, datato 12 febbraio 2024. Il titolo già dice tutto. Più di 11 milioni di britannici hanno meno di 1000 sterline di risparmi in banca. Per quale motivo? Per diversi fattori. Problemi sociali, non riescono ad arrivare a fine mese, c'è un divorzio e quindi devo dare il mantenimento ai figli, problemi anche personali, problemi di lavoro, vivono in alcune aree dove c'è molta povertà. 11 milioni su 68 milioni di britannici è davvero una grossa cifra. Ora, qua nel Regno Unito, un po' come in America, è legale avere più di una carta di credito. Non c'è assolutamente niente di male. Però, perché i britannici hanno più di una carta di credito?
di credito, per due motivi. La prima, per avere dei punti, in modo da avere tipo del cashback per comprare il biglietto aereo in prima classe. Il secondo, che è quello più utilizzato, loro hanno più di una carta di credito per far sì che si ripaghino le loro carte di credito. Per esempio, un britannico ha 5 carte di credito, la quinta deve pagare la quarta deve pagare la terza deve pagare la seconda deve pagare la prima. È un po' un sistema purtroppo marcio e malato, infatti le banche sono molto attente a dare più di una carta di credito a un britannico, fanno dei loro controlli, però purtroppo c'è. Punto numero 4. La fila. Ok, questo è un punto a sfavore nostro, ma un punto a favore loro. Ho notato questo, io appena arrivato, che qua tutti rispettano la fila, alle poste, alla banca, da Burger King, da McDonald's, da Five Guys, da Starbucks a prendere un tè, al museo, ovunque. La fila proprio fa parte della loro cultura britannica. Tipo il sorry e il thank you, che sono due parole che sono tanto utilizzate giornalmente, la fila pure fa parte proprio del loro essere britannico. È anche una questione di rispetto. In Italia invece no. Quando vivevo in Italia e viaggiavo, mi fermavo, non so, in un autogrill e dovevo fare la fila. Non so, per ordinare il caffè non c'era una fila, erano tutti ammassati al bancone del bar a cercare di attirare l'attenzione del barista, scusa per un caffè, ma qua invece no, qua si fa la fila, si ordina e poi si va a bere il caffè seduto nel tavolino. È uno stato di rispetto, è una cosa che apprezzo molto. Infatti la presa per i fondelli che spesso gli inglesi, ma devo dire anche la maggior parte degli europei ci fanno, a noi italiani, è che proprio non sappiamo rispettare la fila. Punto numero 5. Il mangiare. Una cosa che ho notato subito era il mangiare. Era diverso rispetto a quello che mangiamo noi. Va bene, sì, ci sta, questa è una cosa abbastanza palese. Però, diciamo un po' di punti a favore. Io sono anni che sto facendo questa battaglia nel dire che nel Regno Unito si mangia bene, soltanto che bisogna sapere dove andare a mangiare. La guida Michelin, pubblicata a febbraio 2024, quindi la guida di quest'anno, dice che nel Regno Unito ci sono 206 ristoranti stellati, quindi che hanno 1, 2, 3 stelle, ed un totale di 1045 ristoranti menzionati nella guida. Per chi non lo sapesse, la guida Michelin non mette nella loro guida annualmente soltanto i ristoranti stellati, no, da qualche anno mettono anche i ristoranti che non sono stellati ma che secondo la guida vale la pena visitare. Quindi 1045 ristoranti nel Regno Unito sono davvero tanti. Però c'è di una cosa, la maggior parte dei ristoranti stellati sono filo French, ovvero sono filo francesi, quindi chef inglesi che hanno studiato in Francia e che poi portano appunto la cucina francese qua nel Regno Unito. C'è soltanto un ristoratore italiano che ha un ristorante italiano a Londra che ha una stella Michelin ed è stato il primo ristorante italiano all'estero a prendere la stella Michelin. Se lo sapete lasciate nei commenti quali sono le differenze che ho notato. Sono ben 5. La prima, il burro. Viene utilizzato il burro ovunque, nella pasta, nella carne, nel pesce, nel pane, nei dolci, ovunque. Ma non parlo di un piccolo panetto di burro, no, parlo di quintali di burro. Infatti il business del burro qua in UK è pazzesco, tipo valeva, se non sbaglio, 500-600 milioni di sterline all'anno, una roba paurosa. I dolci sono molto zuccherati. In Italia le ricette sono molto naturali, con meno zucchero più o meno, però qua mettono davvero tanto burro, soprattutto tanto zucchero, perché per i britannici se il dolce è molto dolce vuol dire che è buono, quando invece semplicemente è troppo zuccherato. I britannici non hanno una vera e propria tradizione culinaria. Loro cosa fanno? Vanno nelle nazioni vicine a loro, tipo la Francia, o dove erano stati nel passato, tipo l'India, prendono le ricette di quelle nazioni e poi le portano nel Regno Unito e le fanno diventare piatti più o meno nazionali. La quarta cosa che ho scoperto è che io posso fare la spesa così come la casa reale nello stesso negozio. La casa reale, quindi la famiglia Windsor, fa la spesa da Fortnum & Mason, che è uno dei più grandi magazzini qua a Londra, uno dei più famosi, è più o meno il diretto concorrente di Harrods. Ci ho fatto un video qua su YouTube, se non ricordo male è il secondo video che ho fatto, vi prometto qua sopra in descrizione nel caso volete vedere i miei inizi da youtuber. Uno può fare la spesa così come la famiglia reale. Certo, i prezzi sono molto cari, però i prodotti da Fortnum & Mason valgono davvero la pena, anche se sono un bel salasso per conto corrente. Qual è il piatto nazionale britannico? Allora, se l'Italia è famosa per la pasta e per la pizza, il piatto nazionale britannico è il fish and chips. Ammazza quando ho parlato. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a lasciare un commento, mettere un like, iscrivervi al canale ed iscrivervi alla newsletter di viaggiunk.com, il mio blog dei viaggi qua per il Regno Unito. Il link è in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!